poi con un fagiolo sull'apposita cartella della tombola distribuita nei gazebo. Se il fagiolo cade, la volontà dell'elettore verrà certificata da Nathalie Caldonazzo, nominata garante della democrazia. Il risultato diffida Berlusconi. Le elezioni con il fagiolo non possono essere ritenute valide, anche perché nessun altro leader è riuscito a presentare entro le 5 del pomeriggio, come richiesto a Berlusconi, le 20 milioni di firme necessarie a candidarsi, di una guarnita dalla ciocca di capelli dell'elettore stesso. Berlusconi nel frattempo sorvola in biplano in Quirinale e viene eletto maresciallo d'Italia con 11.700.000 fagioli. Non esiste alcun conflitto di interesse. L'Italia che ho in mente corrisponde esattamente con quella che è in banca. Villa Sardegna, una modesta residenza.
canzone che vinse il premio della critica in quella mitica edizione del Festival. Di Cirri, Solibello, da Dario, i cani cagano, canta da Paolo Osiris. Grazie. I cani cagano anche nei giardini dove le mamme fanno giocare i ragazzini, ed è normale che una madre si lamenti se il figlio cade e si riempie di escrementi. I cani cagano da tutte le parti, nelle stazioni ed anche negli aeroporti. I cani cagano felici e contenti sulla moquette oppure sopra i pavimenti. I cani cagano e lo fanno apposta sopra le ruote delle auto ferme in sosta, e se bucane di per sé già un grosso guaio, poi devi mettere le mani in un